Buona giornata, buon giovedì e ben ritrovati a tutti voi. Primo appuntamento, il terzo di questa settimana che ci ha visto insieme lunedì, martedì e poi oggi e domani. Oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, siamo a giovedì 30 giugno 2022. Anche oggi vi ricordo il 351 931 9955, il numero WhatsApp per i vostri messaggi che vi ricordo arrivano qui sul nostro tavolo per un saluto, un ricordo del vostro seguirvi. Ricordo, scusate il gioco di parole, canale 76 per il Veneto e la città di Mantova, canale 19 per Roma e Rieti. Da Roma c'è qualche problema perché ci si vede e non ci si vede, però come è successo anche qui nel Veneto, servirà qualche giorno perché le cose si stabilizzino. Comunque il canale di riferimento è il numero 19. Questa mattina alle 6.45, così si presentava il paesaggio all'esterno della nostra sede, ora andiamo ad ascoltare il primo brano musicale in scaletta, un brano che conosciamo ormai molto bene, del gruppo Cantammo a Gesù, Figlio di Re. Non temo, se anche il male mi prende alle spalle e mi vuole bloccare, non tremo. Col tuo sangue hai pagato il riscatto del male che ho fatto da me. La tristezza è sconfitta e la morte non c'è, perché io sono figlio di Dio, figlio di Re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di Re. Perché io sono figlio di Dio, figlio di Re. Oh, la tristezza è sconfitta e la morte non c'è. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Che rinnova il mio cuore, luce infinita che ridona calore, speranza per chi non riesce più a sperare, o dolce per chi lega non sa più amare.
Tu sei la vita che rinnova il mio cuore, luce infinita che ridona calore, speranza per chi non riesce che a sperare, perdono per chi non sa perdonare. Allora boom boom boom, appiccia sto cuore, ancora boom boom boom, fallo scoppiare, l'amore cambierà, ti voglio allucare, qua gioia che mi inizi e voglio andare. Gesù, Gesù, ti prego guarda sti guaglioni non già fanno più. Gesù, 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 perché io sono figlio di Dio, figlio di re, perché io sono figlio di Dio, figlio di re, perché io sono figlio di Dio, figlio di re. Oh, oh, oh. La tristezza è sconfitta, la morte non c'è. Alleluia, 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 alleluia. La tristezza è sconfitta e la morte alleluia. Figlio di re, cantammo a Gesù, questo brano che abbiamo imparato a conoscere molto bene, 2 secondi dedicati al giubileo del 2025. Martedì scorso è stato presentato il logo che possiamo vedere, un logo significativo con il motto che è Pellegrini di Speranza, Giubileo 2025. Ricordiamo il 2023 sarà un anno dedicato alla rivisitazione delle 4 costituzioni conciliari e il 2024 un anno di preghiera per una preparazione prossima al giubileo che poi sarà vissuto nel 2025. Avremo modo di tornare sul logo andando anche a spiegarlo come ha fatto Monsignor Fisichella martedì scorso, appunto presentandolo alla stampa. Sono le 9:54, velocemente iniziamo oggi un nuovo contributo che andremo a proporre nel nostro stare insieme, Voci degli anziani. Lucio ne ha avvicinati un paio, ne sentiamo nel primo contributo uno. Stiamo parlando del signor, ve lo dico subito, Gaetano. Andiamo ad ascoltare che cosa ci ha detto. Don Claudio, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, siamo qui al Circolo Hauser di Villafranca per parlare con qualcuno di una certa età per sapere come ricordano e come vivono l'estate da giovani. Siamo qui con Gaetano di Villafranca, giusto? Beh, nato a Villafranca. Come passava l'estate? Cosa faceva? Io ho lavorato, finita la quinta elementare sono andato a lavorare. Cosa faceva? Così giovane fra l'altro. Sì, ma si poteva allora andare a lavorare. C'era un signore, si chiamava Rigo Andrea, che vendeva saponette e dentifrici e andava in giro con un camioncino. E io facevo il garzone, mi diceva tirami giù 10 dentifrici. E così ho cominciato. Poi quando sono venuto più grande lui ha lasciato lì e ho preso l'attività io. A 16 anni sono andato in comune. Ha fatto la licenza. Quindi non era un'estate tanto di svago, diciamo, di greste e altro, ma proprio si lavorava. E come lo viveva lei questo? Prendevo i soldini che non dipendevo da nessuno. Era una cosa bellissima allora. Anche i suoi coetanei lavoravano, si impegnavano? Ce n'erano tantissimi, tantissimi. Tanti andavano a scuola. Io la scuola non che la odiassi, però c'era da impegnarsi, a me piaceva di più il liquido. E si viveva anche a contatto con la natura, immagino, una volta, più di adesso. Beh, sì, sì, anche quella, sì. E con gli amici faceva qualcosa di particolare? Ma con gli amici si giocava, si andava al cinema all'aperto, allora c'era... Sui 20 anni si cominciava ad andare a qualche balera, si ti lasciava entrare, ecco. E com'era Villafranca all'epoca? Era più viva di adesso, adesso è più chiusa. C'era gente per le strade, adesso... Meno male che c'è questo centro, lei frequenta qui abbastanza spesso. Qua la mattina, perché si sta bene qua.
aria condizionata, parli. E grazie alla semplicità del signor Gaetano e al nostro Lucio che catapultiamo idealmente da questo punto di ritrovo per gli anziani a un Grest, perché Lucio Fasoli si trova a Caldiero dove si sta svolgendo un Grest. Allora, per non rubarti tempo, Lucio, ti giro la parola e ti ascoltiamo volentieri. Sì, Don Claudio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. 5 minuti per parlare in questo primo collegamento un po' del Grest dove siamo oggi. Avremo 3 persone, 3 protagonisti di questo Grest, non i ragazzi che sono dietro alle nostre spalle, naturalmente sono loro i veri protagonisti, ma qui qualcuno ce ne parla. Intanto c'è Don Tiberio, che è il parroco di Caldiero, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a te, ciao Don Claudio, buongiorno a tutti. Don Tiberio ci teneva giusto a fare questo Grest, ci teneva anche gli anni scorsi, anche se c'era un po' più di difficoltà, e finalmente quest'anno si ritorna come una volta con l'entusiasmo dei ragazzi. È tanto importante per loro questo momento. È molto importante per i ragazzi e per le famiglie, ma io ritengo che sia anche importante per la comunità cristiana, che ha imparato, nonostante il blocco che abbiamo avuto nel 2020, noi abbiamo fatto anche l'anno scorso e avevamo una storia di collaborazione con la cooperativa educativa che ci aiuta a fare il Grest sempre in maniera più incisiva. Perché per me, per la parrocchia, è un'occasione perché la parrocchia diventi sempre più il crocevia di chi ha a cuore le giovani generazioni, il bene della famiglia, e cerca anche di qualificare la propria attività, non si limita solo a farla per forza o per passione evangelica, la fa anche con un po' più di cura e di serietà, ecco. E questo è lo spirito con cui abbiamo fatto già l'anno scorso, e quest'anno mi sembra di aver incrementato questa sensibilità. Almeno siamo solo ai primi giorni, quindi. Di risorse, è vero, ce ne sono tante sul territorio, a volte anche la parrocchia ha il compito di scoprirle. Sì, oppure ha il compito di domandarsi se c'è qualche spazio lasciato vuoto, magari per qualche fascia di famiglie o di età. Nel Grest, no, sappiamo chi sono coinvolti, i ragazzi dell'età scolare, no? Ma ha il compito comunque di aiutare, magari di fare quello che si faceva una volta. La piazza della parrocchia è un po' un punto di convergenza, e quindi chiedere aiuto. Noi abbiamo avuto bisogno della Monteverde, però abbiamo scoperto che anni di collaborazione con Monteverde ci ha aiutati, per esempio, a valorizzarli e a riqualificare la nostra attività. Grazie mille, allora buon Grest e che tutto vada per il meglio. Grazie Don Tiberio. Grazie a te. Grazie a voi, arrivederci. E parliamo adesso con Giulio, vieni pure, Zenari, che è della cooperativa Monteverde, assistente sociale, un po' il coordinatore del Grest, vero? Sì, esatto. Buongiorno a tutti, buongiorno Don Claudio. Sì, sono Giulio Zenari e sono di Cooperativa Monteverde. Come diceva Don Tiberio, collaboriamo con la parrocchia da alcuni anni e vogliamo, ecco, offrire questo spazio educativo in cui i nostri bambini sono i protagonisti. Uno spazio in cui possono giocare, divertirsi, ma anche imparare a stare insieme, socializzare, che dopo questi 2 anni di pandemia, diciamo, ne hanno bisogno, ne abbiamo bisogno un po' tutti, ecco. Quindi qua ne beneficiano, esatto, i bambini, i ragazzi, gli animatori, un po' tutti. Esatto, un po' tutti, perché abbiamo 80 di bambini circa, divisi nelle 4 settimane, e 50 di animatori, adolescenti, quindi dai 14 ai 20 anni, che collaborano con i nostri 2 educatori, perché Monteverde da 2 educatori che quotidianamente sono qui e gestiscono quindi tutta la parte educativa. Quanti sono i ragazzi oggi in questa settimana? In questa settimana sono 65 ragazzi e 42 animatori, coadiuvati dai 2 grandi educatori di Monteverde, ecco. E poi il Grest, diciamo, è in 2 spazi, questo e anche qui vicino a Monterocca. Esatto, noi utilizziamo qui, come vedete alle mie spalle, la casa parrocchiale di Caldiero. E poi ci spostiamo qui per 2 giorni a settimana, un giorno alle elementari, un giorno alle medie, al Monte Rocca, qui che è uno spazio aperto, uno spazio dove si può stare nella natura, in sicurezza, per offrire anche alle famiglie un luogo dove affidare i propri figli, che sono la ricchezza più grande, in uno spazio sicuro, stimolante e educativo, ecco. Bene, allora buon Grest, buon lavoro, grazie. Buon divertimento. E grazie mille. Allora, da Giulia passiamo a Giulia,
che è l'assistente educatrice, giusto, della Monteverde. E raccontaci un po' la tematica di quest'anno, che poi fa da filo conduttore a tutte le attività. Esatto, quest'anno abbiamo scelto un approccio educativo che si basa sulla teoria dell'intelligenza multipla di Gardner. Cioè significa che ogni bambino, ognuno di noi, non ha solamente l'intelligenza che noi riteniamo puramente scolastica, ma tanti tipi di intelligenza: intelligenza motoria, intelligenza musicale, nei rapporti interpersonali e intrapersonali. Abbiamo scelto di declinare questo approccio educativo anche all'interno della storia, che fa da filo conduttore di quest'anno, che è il Be Heroes, Fratelli Tutti, scelto da Ora Giovane, che ci propone questo tema, che è quello proprio del mondo delle api, di questi insetti meravigliosi, di come lavorano tra di loro, di come si aiutano. Quindi il tema è proprio quello della fratellanza e del rapporto fra ragazzi, del sentirsi gruppo e partecipi di questa esperienza tutti insieme. Bella tematica che voi riuscite a sviluppare, poi parleremo anche con Leonardo di come. Immagino che insomma ricevano tanti ragazzi, molto di più che non, con tutto il rispetto, stare nelle famiglie ore e ore, invece queste qua sono cose dinamiche importanti per la loro crescita. Assolutamente, soprattutto perché in questi anni hanno molto bisogno del rapporto con i pari e del confronto con gli altri e di ritrovare le giuste modalità per confrontarsi tra di loro e non magari dinamiche sbagliate che li hanno portati dopo questi due anni a volere uscire a tutti i costi. Dinamiche immagino che poi sono anche un po' da insegnare ai genitori certe volte. Esattamente, perché vediamo che molti atteggiamenti magari da parte dei genitori sono di preoccupazione o di ansia nei confronti dei figli e invece in questo modo i bambini tra di loro ritrovano la giusta dimensione e il giusto approccio, quindi vediamo tutto l'entusiasmo che ci mettono ogni giorno. Bene, grazie tante Giulia. Grazie. E Don Claudio, questo è il primo collegamento, insomma una bellissima attività con i ragazzi dietro che continuano. Noi ci rivediamo tra 10-15 minuti per un altro spazio. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti Don Tiberio e Giulio e Giulia che ci hanno raccontato di questa esperienza per l'appunto che si sta vivendo nella parrocchia di Caldiero, siamo in diocesi e provincia di Verona. Abbiamo aperto poco fa con questo nuovo spazio dedicato alle persone più avanti negli anni. Non dimentichiamo che in luglio si celebra anche la giornata dei nonni e degli anziani. Avremo sicuramente occasione per parlarne. Siamo andati in una realtà dove sono i ragazzi i protagonisti. Torniamo per un attimo ad ascoltare questa testimonianza raccolta sempre da Lucio Fasoli, Paolo, che ci racconta della sua infanzia e del suo essere persona avanti negli anni oggi. Siamo qui al Centro Hauser di Villa Franca per parlare con Paolo, che non è proprio originario di Villa Franca, sei qui da tanti anni, ecco, intanto grazie. Da qua? Dal 70. Come è mai arrivato qui a Villa Franca? Beh, ero maresciallo, sono maresciallo dell'aeronautica, sono arrivato qua come sottufficiale a Villa Franca all'aeroporto. Prima di arrivare a Villa Franca, come viveva la sua gioventù a casa, nella sua città, nel suo paese? Cioè, il paese del centro-sud, il paese del centro-sud, si viveva come se finite le scuole e si andava con i genitori in campagna a fare i lavoretti di campagna. E... ecco, questa era la gioventù, non c'erano divertimenti come adesso. L'unico divertimento era del periodo primaverile, estate, andavamo in cerca dei nidi degli uccellini per chi trovava più nidi, si giocava i giochi di una volta. La campagna volevo dire un po' di lavoro, ma anche gioco, divertimento erano tutti. Certo, non lavoro perché non era mica lavoro, però i genitori non ti lasciavano mica a casa come adesso che stanno i bambini, stanno buttati per i giardini. Adesso prima andavi con i genitori, dovevi seguirli. È tutta un'altra vita, giocavamo a nascondino, tutti quei giochi da bambini. Cosa voleva dire vivere in questo modo semplice, diverso rispetto ad adesso? Sì, non c'era mica stress, non c'era mica... era tutto un altro mondo, era molto rilassante come giochi, come tutto. Eravate tanti fratelli, sorelle? Beh, io e la famiglia mia eravamo tre fratelli, due maschi e una femmina. Io sono il più piccolo, quindi gli altri, diciamo che era il cuoco di mamma, ecco.
Dicevamo semplicità nel raccogliere queste testimonianze di persone che hanno vissuto certamente un'infanzia diversa da quella dei nostri ragazzi, ma mi colpivano le parole di Paolo che diceva sicuramente era una vita meno stressata di quella che può essere oggi, dove abbiamo magari tutto pianificato, anche la partecipazione al centro estivo, al Grest, all'estate ragazzi, ma poi magari facciamo fatica a respirare a pieni polmoni questo tempo che deve essere anche un tempo di ricarica, di riposo, di approfondimento, perché no, con la lettura di un buon libro come andremo a suggerire fra qualche minuto. 351 931 9955, saluto Davide di Cologno Monzese che ci segue fedelmente, deve uscire, andare all'università e ci teneva comunque a farci arrivare il suo saluto, il suo dirci ci sono, vi sto seguendo. Sono le 10:07:40, un altro breve spazio dedicato alla musica in compagnia degli On The River. Andiamo ad ascoltare un brano che porta il titolo Ascolta queste mie parole. Sei sceso fin qua giù per lavarci dai peccati, voglio esprimere il mio amore e dare lode a te, che hai voluto farti uomo per portare quella croce che era destinata a me, soltanto a me. Ascolta queste mie parole che nascono dal cuore, io ti amo mio Signore perché sei qui con me, mi perdoni se ho sbagliato e mi accetti come sono, è per questo che ti invoco, resta per sempre accanto a me. A te io confido ogni dolore e lo so che puoi capire perché hai sofferto come uomo, io canto lode a te, che guarisci ogni rancore, nei ricordi e nel mio cuore, indicandomi la strada che porta a te. Ascolta queste mie parole, che nascono dal cuore, io ti amo mio Signore.
Primo appuntamento estate, arriviamo alle 10 e 12 minuti, abbiamo fatto nostro anche questo brano del gruppo On the River, ascolta queste mie parole perché Telepace possa ancora diffondere la parola con la P maiuscola, ma anche le parole che possano aiutarci nel nostro vissuto quotidiano. C'è bisogno anche di un piccolo gesto che è una firma che si può fare con il 5 per 1000 a Telepace 930 159 30238. Qualcuno mi ha detto che lo diciamo troppo velocemente e non riesco a scrivere. Allora vediamo lo spot e poi andremo, nel frattempo vi prendete carta e penna, andremo a ripetere il codice fiscale di Telepace. Spot. Allora, carta e penna, dicevamo, il codice fiscale Telepace è il 930 159 30238. In questi giorni lo stiamo ripetendo, quindi ancora non foste riusciti a scriverlo, non perdetevi d'animo perché siamo qui per ricordarvelo. Abbiamo parlato del tempo di estate come un tempo favorevole anche per la lettura, una buona lettura che può essere sia impegnata come anche un tantino più frivola, diciamo così. Sicuramente oggi come oggi le proposte sono variegate, sono tantissime. Questo libro ha un titolo singolare, Famiglia Like, è scritto da Gabriella Santini, edito dalle Paoline, ce lo presenta Margherita, andiamo a sentire insieme. È arrivata l'estate e con essa le vacanze, e come passare al meglio con un bel libro e una buona lettura. Io personalmente ho letto Famiglia Like, che è un libro apparentemente per ragazzi, però devo dire la verità non solo. È corto, quindi ai ragazzi potrebbe piacere essere attirati da questo, ma ha anche tanti bei fumetti. Di che cosa parla Famiglia Like? Parla di due famiglie, una particolarmente legata ai social, a internet, a quelli che possono essere i giochi tecnologici, e una famiglia invece che ama la natura, gli animali, esattamente agli opposti, quindi, che si trovano poi a dover convivere e a dover giungere a una conclusione che il mondo dei social non è totalmente negativo, come anche l'essere legati alla natura invece è altrettanto bello e entusiasmante. È un libro, ripeto, non solo per ragazzi ma anche per le famiglie, perché parla di dipendenza dai social, parla del corretto uso della tecnologia, che è buona cosa se usata bene, e come riunirci a quello che è il creato, a quello che il Signore ci ha mandato con tutte le sue bellezze, gli animali, i boschi, lo stare insieme anche tra persone. Ecco, lo consiglierei a un mio alunno come lo consiglierei a un'amica, perché è una lettura leggera, ma tra le sue righe ci dà tanto, ci manda tanti messaggi positivi.
ripeto, molte volte i nostri ragazzi sono costretti anche durante la DAD o la DID negli ultimi anni a stare davanti ai social, davanti ai computer. Il computer non è una cosa negativa, ma bisogna tornare ad amare, ad apprezzare il nostro creato. Ecco, questo è un libro che ci fa capire, ci fa tornare ad amare la natura. Famiglia Like, questo è il titolo del libro firmato da Gabriella Santini e edito dalle edizioni Paoline. Sono le 10 quasi 18 e allora torniamo a collegarci in diretta con Caldiero. Le cicale sono le prime ad entrare in studio con l'audio che ci arriva appunto dalla parrocchia di Caldiero. Lucio, ti vedo pronto, allora ti cedo la linea, a te la linea. Don Claudio, qua i bambini intanto sono andati a fare la merenda e noi siamo qui con altri tre protagonisti, diciamo così, di questo Crest. Suor Mercy intanto, responsabile della preghiera, giusto? Ben trovata. Sì. Sì. Come funziona alla mattina il momento di preghiera che dai là tutta la giornata? Sì. Anche quest'oggi è stato così. Sì, praticamente il mio compito è quello di aiutare i ragazzi a pregare e cominciamo la nostra giornata con la preghiera, sia per ringraziare il Signore e anche per affidarlo alle nostre attività e anche chiedere aiuto. E la nostra preghiera non è una preghiera statica, ma è una preghiera dinamica. E qualche giorno facciamo una riflessione dal Vangelo, altri giorni sono un ballo e con i gesti, cioè un canto che ha un significato, che aiuta i bambini e alla fine c'è sempre un impegno. Tipo quest'oggi che impegno c'era? L'impegno di oggi era quello di disponibilità. Perché? Perché abbiamo letto il Vangelo della chiamata di Matteo. E Matteo, nonostante che era un pubblicano odiato da tutti, quando è stato chiamato da Gesù e gli ha detto seguimi, subito ha lasciato tutto e l'ha seguito. E prima li ha accolto nel suo cuore, poi a casa sua e anche i suoi amici che erano pubblicani, peccatori, sono andati da lui. Allora l'impegno era quello di accogliere gli altri e nella loro diversità nei nostri cuori. Bello, si dà là veramente la giornata, sì. E si cerca di vivere con questo poi tutte le attività. Sì. Grazie tante. Prego. Grazie. Allora noi adesso, Don Claudio, parliamo con Giulia che è un'animatrice storica qui, bambina cresciuta che qua facevi Crest, giusto? Sì, esattamente, ho iniziato in prima elementare, ho fatto la maturità quest'anno e sono animatrice da 5 anni ormai. Proprio pochi giorni fa. Ieri. Andata bene intanto, sì. Io spero di sì, speriamo, io ce l'ho messa tutta, insomma. Bene, dai, auguroni. E dopo la preghiera voi avete fatto il ballo questa mattina, probabilmente anche gli altri giorni, è così? Sì, esatto. Noi di solito animiamo subito dopo la preghiera attraverso il ballo, ci crediamo molto nel movimento dei bambini, anche perché essendo giù in teatro stanno seduti, per dinamicizzare un po' la scena abbiamo la canzone del Crest basata sul tema. E poi i balli di gruppo tradizionali, bomba, muovi la culita e altri balli che noi animatori ci inventiamo, insomma, annualmente. E per voi animatori com'è far parte di questa squadra? Siete in tanti, immagino che vi divertiate. Allora, per me, ormai che faccio anche l'animatrice da tanto tempo, fare l'animatore è proprio essere con me banalmente in una seconda famiglia. L'anno scorso eravamo molto pochi, quindi a causa della situazione abbiamo dovuto farci forza a vicenda e siamo riusciti a portare a termine un Crest in tutte le sue difficoltà, ma in una maniera sorprendente. Ovvio, ci sono i alti e bassi, non siamo un Crest perfetto, non esiste uno. Quest'anno sono arrivati molti nuovi ragazzi, che ovviamente bisogna ancora permettere un'integrazione fra di noi. Però siamo disposti, vediamo che sono tutti disponibili a metterci il loro impegno, la loro passione e poi se sono qua, visto che siamo tutti volontari, viene fuori tutto il divertimento. Insomma. Avete un mese poi a disposizione. Sì, esatto. Grazie tante Giulia e buona continuazione. Grazie mille, grazie a voi. E infine Don Claudio abbiamo Leonardo che è psicologo della cooperativa sociale Monteverde, ben trovato. Bene. Pienamente coinvolto anche con tanto sudore anche stamattina per le attività che si fanno qui. Sì, le attività che facciamo qua al centro estivo sono molto disparate e
cuore pulsante di ogni guest sicuramente dopo la preghiera è la parte del gioco, quindi il sudore deriva anche da quello, dello stare insieme ai ragazzi. E poi le altre attività che facciamo in realtà sono molto diverse, tutte pensate al benessere dei ragazzi, quindi innanzitutto il gioco, perché dopo 2 anni di pandemia ci voleva un po' di sfogo anche per loro. E poi facciamo attività come i laboratori, quindi la creazione di qualcosa con le mani, tangibile, che possono portarsi a casa. Abbiamo fatto ieri con il gruppo dei piccoli segnalibri, stiamo facendo delle cornici con il sughero, con i ragazzi un pochino più grandi, quindi prima e seconda media, abbiamo in programma salvadanai piuttosto che piccoli giochi, calcettino da farsi con le scatole da scarpe, insomma utilizzare anche materiali di recupero per creare qualcosa di nuovo, insomma portare anche un po' le tematiche del riciclo, visto che comunque il tema sono anche le api, quindi anche la natura. E poi ovviamente abbiamo altri tipi di attività, abbiamo le uscite in cui portiamo i ragazzi un po' in montagna a prendersi un po' di fresco, la chiosa che aiuterà con il caldo che sta arrivando, e poi soprattutto quelle che sono le uscite un po' più in zone un pochino più montagnose, diciamo, proprio per dare modo di liberarsi, di giocare, di liberarsi tranquillamente nella natura, ecco. E poi fate anche rete con il territorio. Sì. Il comune ci ha gentilmente accordato una zona in cui poter stare, e poi soprattutto abbiamo le testimonianze di quelle che sono le autorità del comune, quindi avremo una testimonianza domani con la polizia, settimana prossima in teoria dovremmo avere quella con i vigili del fuoco, con l'apiario, con altre strutture che possono essere la solidarietà sociale all'interno del comune, quindi sì, assolutamente. E poi ovviamente, essendo in un comune termale, diciamo, portiamo anche i bambini in piscina settimanalmente in modo che possano anche divertirsi con l'acqua, che è sempre bello. Quando finirà questo mese, diciamo, i ragazzi saranno vorrebbero andare avanti, immagino, per sempre. Beh, anche noi in realtà, comunque dopo ci vuole un po' ingranare, però sì, è sempre bello, comunque il centro estivo è sempre un bel momento, sia per la comunità ma anche per gli animatori, mi auguro, e anche per noi che veniamo qua a dare una mano. Bel lavoro, grazie tante Leonardo, grazie, buona continuazione. Buona giornata. Grazie. Eccoci qua Don Claudio, allora questo è in piccola parte il Grest che è iniziato proprio questo lunedì, adesso ci sono 4 settimane, insomma la prima sta finendo naturalmente, e quindi ecco, questa è diciamo la situazione qui da Caldiero. Io ti passo la linea, volevo anche ringraziare l'Auser che ci sta dando una mano, chiedo scusate di abbassare un po' l'audio da studio che ho il ritorno che disturba un po', ecco, volevo ringraziare l'Auser perché ci sta dando una grande mano nel dare i contatti di tutti gli anziani che vorremmo insomma far conoscere un po' lungo le puntate quest'anno per sentire come vivevano una volta l'estate. Quindi siamo stati e saremo ancora a Villafranca, poi a Porto San Pancrazio, a Verona, a Colonia Laicoli. Grazie veramente all'Auser per questa disponibilità. Ti ripasso la linea e buona giornata. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti per come ci avete raccontato questa esperienza, che è una delle tante che si vivono nella nostra diocesi in questa estate 2022. Dopo esserci collegati con questa finestra aperta con il Grest di Caldiero, vi ricordo primo appuntamento estate in riproposta poi alle 12.35, minuto più, minuto meno. Dicevo, dopo esserci collegati con questa comunità cristiana che ci ha raccontato dal parroco alla religiosa, agli animatori e a questa collaborazione che c'è con questa cooperativa Monteverde. Dicevo, dopo quanto abbiamo visto, ora torniamo alla musica, il brano che potremmo dire idealmente ha aperto il nostro stare insieme in questo primo appuntamento estate. Torniamo a riproporvelo perché possano i ritmi di questo brano continuare ad accompagnarci. Il volume della fede, Angelo Maugeri. Sei sempre alla ricerca di un perché, ma quanto tempo dedichi a cercarlo per trovare te? Ti lamenti sempre, Dio dov'è, ma quanto tempo dedichi a lui, quanto tempo dedichi a te? Lo sai meglio di me, poi dici non riesco, tu ripeti non voglio più, poi dici non posso, ma lui opera lo stesso su di te.
Leggi milioni di libri, ma la parola è l'unico libro che legge te. Se lo puoi sognare, tu lo puoi fare. Se lo puoi cercare, tu lo puoi vedere. Fede è la certezza di ciò che speri e dimostrazione di ciò che non vedi. Alza il volume della fede, fede, fede. Il volume di chi crede, crede. Ravvedimento non è quando piangi, ravvedimento è quando tu cambi. Il deserto non è da abitare, ma è solo un posto da attraversare. Prendi posizione anche se non vedi una battaglia persa, ma sei ancora in piedi, lo sai meglio di me. Poi dici non riesco, tu ripeti non voglio più, poi dici non posso, ma lui opera lo stesso su di te. Leggi milioni di libri, ma la parola è l'unico libro che legge te. Se lo puoi sognare, tu lo puoi fare. Se lo puoi cercare, tu lo puoi vedere. Fede è la certezza di ciò che speri e dimostrazione di ciò che non vedi. Alza il volume della fede, fede, fede. Il volume di chi crede, crede. Perché? Alza il volume della fede, fede, fede. Se lo puoi sognare, tu lo puoi fare. Se lo puoi cercare, tu lo puoi vedere. Fede è la certezza di ciò che speri e dimostrazione di ciò che non vedi. Alza il volume della fede, fede, fede. Il volume di chi crede, crede, crede. Alza il volume della fede, fede, fede. Tu credi insieme a me, Dio risponderà ad ogni tuo perché. Il volume della fede, quando il nostro orologio segna le 10.30, noi ci fermiamo qui. L'appuntamento, il primo appuntamento estate, si rinnova domani mattina alle 9.45. A tutti, buona giornata.